per organizzare i software. Quel contratto a progetto il legislatore mi dice: guarda che prosegue con le vecchie regole per tutta la durata del contratto, però con un'altra norma dice: guarda, dal 1 gennaio io applico questa presunzione. Quindi la interpretazione più corretta, secondo me, potrebbe essere, e quella che in questo momento prudentemente invito tutti a fare, la sommatoria, cioè mi porto indietro tutte le criticità dell'avere un vero progetto, perché le regole che informano quel contratto sono quelle della Bianchi. In più, questa nuova presunzione, che pur in presenza di un vero progetto, ma se esistono questi casi di attrazione, è rischio comunque l'applicazione della normativa, sul rapporto dipendente. Non so se sono riuscito a chiarirmi, cioè vedo i due aspetti che si... Ecco perché dal 1 gennaio sarà complicato, fuori dai casi di esenzione o dai casi puramente limite del collaboratore che mi manda, mi fa delle attività che io non coordino, cioè coordino ma non so quando le fa, di notte, di giorno, quindi sarà, dai casi limite, sarà complicatissimo fare contratti di collaborazione. Perché? Per due motivi: uno, per questa presunzione, e poi perché l'articolo 1 del testo unico sui contratti, l'abbiamo letto prima, ci dice che il contratto a tempo determinato, indeterminato, subordinato è la forma comune, quindi è un'attrazione forte. Quindi dove ho i dubbi, o attraggo verso la disciplina o attraggo verso... Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Quindi i contratti che abbiamo in essere possono, secondo me, andare anche oltre al 31-12, ma sappiate che dall'1-1 hanno le stesse criticità dei co-co-co. Non perché hanno un progetto, hanno un problema di meno, anzi hanno un problema in più, perché devono essere, quel progetto deve essere assolutamente efficace di contenuto, e in più se le modalità sono quelle. Scusi, però forse hai inteso la trasformazione, i contratti a progetto in corso, sì, in sostanza, cioè sono quelli, sì, non quella problematicità di verificare se effettivamente c'è il progetto. No, io sto dicendo l'argomento è i contratti a progetto in corso che sono veramente a progetto. Benissimo, allora quindi abbiamo smarcato il dubbio del contratto a progetto, perché tutto il contenzioso era su quello. Quindi abbiamo contratti a progetto DOC. Esatto. Quindi se sono DOC, il progetto è valido, il contenuto dell'autonomia c'è, possono andare oltre. E poi se ci pensate, dov'è il problema? Dov'è il problema? Perché se sono DOC veri, genuini, il rischio, devo andare a controllare solo che quelle quattro condizioni, il contratto personale, la direzione, la determinazione dei tempi e luoghi, non mi determinano l'attrazione, no? Cioè, quindi potrei avere un contratto DOC, un vero progetto, ma in cui le parti stabiliscono che il luogo è sempre quello, l'orario è sempre quello. Posso fare l'esempio orario? Cioè, abbiamo un progetto in Repubblica Dominicana che scade il 28 febbraio e il contratto del poverante arriva il 28 febbraio. Che problema c'è, dico io? Allora non ci sono problemi. Io dico che si aggiunge questo limite, attenzione, voi avete fatto un contratto a progetto sulla base magari dell'accordo quadro e quindi già di una contrattazione collettiva, e dovete fare solo attenzione, che dal 1 gennaio quei requisiti non li ritrovate nel vostro contratto. Se così è, poi andate avanti tranquillamente, cioè non è una forma contrattuale che viene meno. Al massimo un incentivo. Sì, quella è una prudenza in più, però voglio dire, non c'è il contratto ad altre. In altre occasioni si diceva che il contratto è abrogato da questa data. Quindi quel contratto va avanti, ha un problema in più dal 1 gennaio. Ha un problema in più, cioè dire che io, oltre alla normativa sul progetto, devo fare attenzione che non sia riconducibile, che non ci siano questi indici che me lo riconducono. Ma se
aggiungo, se è nell'alveo comunque di un contratto, della disciplina del contratto quadro, non vedrei grosse difficoltà, ok? È un elemento di difficoltà in più che abbiamo nel controllare. Dopodiché, smarcato quello, andiamo avanti. Ma solo una domanda, se io adesso ho un contratto che scade al 31 luglio e lo voglio prorogare di un mese, lo posso ancora fare? Scusami, mi sono persa, se io ho un contratto adesso che mi scade il 31 luglio e voglio prorogarlo a progetto ancora un mese? Sì, sì, no, no, aspetta, la proroga, quindi non un nuovo contratto, non un nuovo contratto, quindi io ho un contratto che mi si proroga. Esatto. Su questo ne abbiamo anche dibattuto, affrontato, diciamo che la proroga non è un nuovo contratto, è uno spostamento in avanti e infatti la soluzione la troviamo, come vi dicevo, nel rimbalzo, eccolo, nell'articolo 52 che dice: le disposizioni di cui l'articolo 61 e 69 bis del decreto legislativo sono abrogate, quindi dal 25 di giugno, quelle che disciplinano il progetto, l'articolo 52, sono però e continuano a applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata del presente decreto. Punto, non mette e fino a, già in atto. Quel contratto era già in atto? Certo che era già in atto, quindi fa una proroga e quindi non è un nuovo contratto e quindi... Questo significa che quei contratti vanno avanti, ma dal 1 gennaio hanno questa difficoltà in più. Se va avanti un mese, problema nessuno. Andiamo però. Diciamo che questa è una notizia abbastanza interessante, perché non c'era questo dubbio di poter prorogare. Sì, no, solamente una cosa. Silvia. No, Silvia, no, aspetta, si era. C'era. La proroga? La proroga ha un'estensione massima? Cioè no, il progetto, amici, è il progetto, attenzione, la normativa sul progetto. Prego Silvia, se vuoi. Se mi intervenga perché c'è una filosofia relativa all'accordo quadro, che io sono la portavoce di AOI, non so quanti siano i soci di AOI qua, però alcune precisazioni mi sento di dirle anche rispetto alle domande subito. Che non sono la novità del Jobs Act. Noi, il presidente di Link e il presidente di AOI allora firmarono un accordo quadro in cui, lo ripetono sempre le parti sindacali, e lo dobbiamo tenere a mente noi, non c'è scritto solo cosa permette di fare CocoPro, ma anche cosa non deve essere più CocoPro. E questo lo dico per i miei soci, per i 60 allargati a molti più di 60 delle federazioni e delle reti, perché è un impegno che abbiamo firmato, in cui si dice che chi fa la segretaria, per dirlo in modo molto schietto e chiaro, chi fa la contabile, ok, chi fa come me il direttore, non è un co-copro o co-co-co. Quindi questa è la base sulla quale non ci dobbiamo più tirare i fazzolettini e le questioni che diceva Paolo prima. Cioè, allora, su questo poi c'è la vita delle persone, evidente. Allora vi porto la mia storia personale, che Paolo conosce bene, nel senso che io sono direttore dell'ARCS da più anni ed ero un co-co-pro nell'ARCI, altra associazione con altro codice fiscale a cui facevo riferimento, come CocoPro da anni, ed era un CocoPro del tutto inesistente, visto che facevo il direttore di una struttura di cui rispondevo su più punti. È evidente, io ho 52 anni, che per me è anche un mezzo danno, per qualcun altro di più, il fatto oggi di trovarsi, dopo 20 anni e passa di CocoPro, che hanno messo da parte un castelletto in un certo modo rispetto alla situazione pensionabile, a inquadrarsi da un'altra parte dove dovrò lavorare fino a 70 anni per riuscire più o meno. Allora, molti di noi, e io so che qualcuno qui perché me l'ha posto direttamente, vive questa stessa problematica che voglio dire vivo individualmente io e molti del nostro mondo come noi, ma non c'è soluzione. Cioè, il punto di fondo è che non c'è soluzione, nel senso che non possiamo pensare comunque che
che per risolverci un nostro individuale, non lo dico a voi che siete qui, ma lo dico perché lo dite ai vostri colleghi, lo dite a chi quanto, che non sarà risolvibile la situazione di chi era Cocco Pro e non gli converrebbe in quella mansione e funzione venire inquadrato con un contratto da dipendente, non è risolvibile. Questo voglio dire, lo dico in premessa, e lo dico in premessa anche rispetto a un impegno che avevamo firmato anni fa in tal senso. C'è la mia collega davanti, tutte e due abbiamo vissuto la stessa situazione e non abbiamo trovato soluzioni alternative a questa che dico adesso. Quindi poniamoci mentalmente, non solo perché c'è Jobs Act, ma anche prima, perché avevamo firmato questo peraltro e perché così era, di fatto alla questione che appunto alcune mansioni non saranno comunque a progetto. Allora, io credo che nel mondo delle ONG la prima problematicità è quella che sollevava lei più che altri, cioè i nostri cooperanti e lavoratori nei contratti all'estero. È su quello in primis che noi abbiamo bisogno, ma per quale motivo? Anche perché noi abbiamo progetti pluriennali approvati con un tetto lordo di attribuzione a un cooperante che rispetto all'inquadramento che avrà, avrà un netto probabilmente diverso. Noi stiamo facendo questi conti, quelli di bottega a casa. Noi abbiamo una cooperante che in Colombia ha finito il contratto, lo riprenderà perché abbiamo il lasso di tempo ovviamente in cui non è per 12 mesi in tutti e tre gli anni, lo riprenderà nel 2016. Nel 2016, a seconda se uno, il co-co-co, come dire, sarà possibile, come, con quale, cioè dovremo fare una trattativa ovviamente probabilmente anche diversa. Allora è su questo che rispetto al progetto dobbiamo, come dire, anche eticamente, oltre che, come dire, siamo chiamati a ragionare, e quindi su questo ci dobbiamo concentrare. Altra risposta che do collettiva, visto che qualcuno mi ha fermato, perché la OI non ha mandato il format di proposta che ci è arrivata anche dal link su... Perché non siamo del tutto d'accordo su tutta quell'impostazione di quel format. C'è un dialogo, e Paolo lo sa, noi per esempio su maternità, gravidanza, altre cose, vogliamo scriverci qualcosa di più garantito e garante, lo dico. Quindi non l'abbiamo inviato ai soci perché giustamente al nostro interno ci sono delle posizioni che chiedono all'esecutivo entro la metà della prossima settimana di ragionare e di fare una proposta, perché quel format lì lo troviamo su alcune garanzie mancante, ma perché siamo anche differenti, no? Come modo di... Noi abbiamo un mondo, come dire, costituito anche sugli altri sulla contrattualistica un po' più complesso. Ci sono alcune ONG, lo dico oggi, che hanno i contratti delle cooperative, alcuni che hanno quelli del commercio. Quindi per esempio noi come AOI sulla partita fuori questo contratto quadro vogliamo anche ragionare con quelle categorie sindacali che riguardano anche queste tipologie di contratti per poter avere un ampio, no, ragionamento anche su una situazione più omogenea, che non sia tale per cui c'è un ONG che paga il proprio operatore in un modo e uno in un altro, ma in un colloquio sereno appunto con le realtà sindacali rispetto a questo. Quindi mi era più un intervento per chiarire su alcune questioni e anche per richiamare, voglio dire, su anche concretamente, no, sulla quale problematicità anche individuale evidente chiama il fatto di passare da una situazione pensionistica a un'altra, però il dato è di fatto, è questo, non è del tutto risolvibile. Però c'è una piccola notizia, elemento di ottimismo, è che nel corso di un incontro abbiamo sollevato, ricordo che venne fuori, il tema che sta a cuore a tanti, ossia della difficoltà di dialogo tra gestione separata e gestione lavoro subordinato.
La risposta è stata data in coda alla riunione, ci stiamo lavorando, quindi un elemento di ottimismo. Work in progress. Allora, quello c'è. Allora andiamo visto andiamo, anche andiamo avanti, andiamo avanti con le situazioni. No, no, assolutamente, il problema pensionistico è un problema che non risolviamo, ha fatto le precisazioni Silvia, sono opportune perché ricordiamoci che non è che il contratto a progetto, quando abbiamo avuto tante difficoltà a applicarlo, adesso sembra l'unica panacea di tutti i nostri mali. Quando invece il progetto eravamo devastati al dire che è il progetto, oggi sappiamo tutto che sono tutti problemi perfetti, quindi attenzione amici. No, veramente, le proroghe, abbiamo detto che proroga non è un nuovo contratto, ma utilizziamo questo anche per fare un po' di riverifica, perché, e arrivo all'altra domanda, il passaggio da CocoPro a tutele crescenti a tempo indeterminato. Guardate, anche qui uno degli ultimi articoli ci dà la soluzione, l'articolo 54 prevede proprio una sanatoria, ed è l'elemento a cui facevo riferimento, ma c'è un ma. Questo contratto è rimasto in giacenza tanto tempo alla Ragioneria dello Stato, scusate, questo decreto, alla Ragioneria dello Stato nel suo iter di approvazione. Perché? Perché nella prima versione la sanatoria, e cioè il momento, se io passo un contratto a progetto, una partita IVA, un associato in partecipazione, da il suo tipologia contrattuale a rapporto subordinato, io faccio un accordo col lavoratore, per quale ovviamente deve essere d'accordo lui, e quindi che lui dice che non ha nulla a pretendere col passato, e quindi mi devo mettere d'accordo col lavoratore, e sulla scorta di questo accordo io ho una sanatoria sul mio passato. Quindi quell'effetto di pericolo di... C'era bisogno, però metteva nella legge. Eh no, c'è bisogno perché? Perché io mi metto d'accordo col mio dipendente, lo posso fare a prescindere, ma l'INPS dell'accordo col mio dipendente falsamente a progetto gliene frega proprio niente. L'INPS arriva in azienda e mi recupera. Ecco quello che vi dicevano. Se io oggi, ieri era a progetto e facevi la mansione A, oggi sei indipendente a tutela crescente e continui a fare la mansione A sullo stesso tavolo, sulla stessa sedia, nello stesso posto, è evidente che prima avevi un contratto simulato, che tu eri da sempre un contratto subordinato, ok? Oggi stai spostando di sul subordinato, ma lo dicevamo con molta franchezza, per mera convenienza economica. E amici, la convenienza economica, purtroppo, quando uno deve fare il budget, comanda, ma non è l'indicatore sul quale io costruisco le formule contrattuali, è il rovescio. Prima identifico la tipologia contrattuale e conseguentemente faccio il budget. Non è che dire, mi converrebbe che fossero tutti apprendisti e quindi anche i dirigenti diventano apprendisti. Non funzionano propriamente così. E però lo capisco che dirlo qui è facile. Quando dovete voi andare a chiudere i progetti, se applicate quella tabella contrattuale non ci rientrate, allora applichiamo il contratto a progetto così. Quindi oggi abbiamo sul campo dal 1 gennaio questa sanatoria. Vi dicevo, nelle precedenti versioni la sanatoria era prevista dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31-12-2015, cioè in questo periodo di franchigia, che era più logico, no? Il legislatore ti diceva, guarda, ti ho dato le tutele crescenti, ti ho dato l'esonero, c'hai pure la sanatoria, stabilizza tutti i contratti. Un'operazione troppo costosa per la perdita di gettito che ne sarebbe derivata e di future recuperi contributivi, e quindi è stato spostato al 1 gennaio, quando finisce l'esonero contributivo, guarda caso la coincidenza. Quindi la soluzione, la domanda per dire il passaggio da CocoPro a dipendente, la soluzione è: se applico la sanatoria, quindi dal 1 gennaio ce l'ho per legge, perché fatto l'accordo col dipendente, quell'accordo vale
ed è l'unico. Gli altri accordi che io ho chiuso anche in DPL con i lavoratori non hanno questa, fanno stato tra le parti, ma sono indifferenti nei confronti dei terzi. Arriva l'INPS e il recupero contributivo me lo fa lo stesso, accordo o non accordo. Mentre invece, applicando l'accordo di cui al secondo comma dell'articolo 54, lì sì che ho la sanatoria sul passato. Perché se io ho sbagliato il LUL, quindi avrò sanzioni amministrative, ho sbagliato le comunicazioni, ho sbagliato un sacco di cose se ho sbagliato a qualificare il rapporto. Quindi quella sanatoria è molto utile, però ce l'ho dal 1 gennaio. Oggi cosa consiglierei di fare? Di trasformare magari in un accordo il collaboratore, ma motivando la trasformazione, cioè dicendo: guarda che è cambiata la mia organizzazione, mentre prima ero organizzato sulla base di una sola, oggi ho bisogno di stabilità, ho bisogno, quindi il mio cambio di organizzazione determina che non è più funzionalmente utile avere dei collaboratori, ma voglio dei dipendenti. Ecco dove vi dicevo creare questa discontinuità, magari sempre poi chiudendola in un accordo impegnativo, quindi quelli ai sensi del 2113 del Codice Civile, quindi in DTL, presso la Commissione di Certificazione, in sede sindacale, quindi un accordo tra le parti di non belligeranza futura, però dando questa motivazione in modo che non sia un po' più complesso per chi vuole andare a ritroso, trova un elemento comunque di discontinuità. Dice, è cambiato non perché oggi mi fai la stessa cosa e non paghi i contributi, quindi vado, sarebbe un'autodenuncia tra virgolette, è cambiato perché è cambiata l'organizzazione, prima non eri subordinato e oggi lo diventi, ok? E domani lo diventi. Poi, l'ONG che non hanno aderito all'accordo, cosa succede? Ma diciamo che per adesso non succede niente, perché se avete avuto la bontà di ascoltarmi, il problema vero, oggi siamo in un periodo un po' di transitorio, diciamolo così, il problema vero noi ci abbiamo dal 1 di gennaio 2016, perché da lì scatta l'attrazione. Però consiglierei, se volete utilizzare ancora le tipologie di contratti di collaborazione, di aderire all'accordo. Perché? Perché se no vi prende a navigare in mare aperto e quell'esimente a quella presunzione non ce l'avete. Quindi su quello direi attenzione, molta, molta cautela. Quindi, scusi, i contratti che navigano in queste acque molto aperte, che finirebbero nel 2017, a quel punto è meglio... Ma o li aggiorno, quindi le parti, intendendo aderire alla contrattazione collettiva di riferimento, modificano i contenuti di questo e si uniformano a quelli che saranno. E allora l'importante è che dal 1 gennaio mi trovo un'impalcatura contrattuale che abbia una copertura, un ombrello. Come l'articolazione dell'attuale rapporto di lavoro come COCO. È chiaro che oggi un nuovo contratto a progetto che non faccia riferimento all'accordo quadro non ha le norme di ancoraggio. Ecco, avete parlato di maternità, ho sentito Silvia che diceva vogliamo andare oltre alle indicazioni del contratto. Benissimo, sappiate che oggi non c'è nulla, cioè quel contratto collettivo ovviamente è stato quello del 2003, è stato costruito sull'impianto normativo allora esistente. È ovvio che oggi non c'è nulla, quindi